C'è molto il rischio di abituarsi ai morti, ai suicidi, al numero dei morti nelle carceri. E forse anche per questo, proprio per cercare di non abituarsi a questi numeri che non finiscono nell'ultima pagina, addirittura che non vengono pubblicati sui giornali, che ho ritenuto veramente importante partecipare a questa iniziativa dell'Unione delle Camere Penali Italiane, che ha voluto manifestare la propria solidarietà a Marco Pannella, che da oltre un mese sta portando avanti lo sciopero della fame per denunciare le condizioni del carcere. E quindi la solidarietà abbiamo pensato di manifestarla non solo a parole, ma anche con i fatti, iniziando a nostra volta uno sciopero della fame a staffetta, che sta coinvolgendo tutte le Camere Penali. Iniziato il Presidente, poi appunto la Giunta, l'Osservatorio Nazionale sul Carcere di cui faccio parte, poi guardando sul sito vedo la più ampia partecipazione. Per carità, battaglia molto, molto civile, non violenta e tutto. Certo è che di anno in anno ci ritroviamo all'inizio dell'estate con i problemi che sono esattamente non solo gli stessi, ma anche più gravi. Siamo tornati ormai ai numeri dell'immediato post-indulto e siamo tornati, li abbiamo già superati, stiamo andando ancora avanti ogni mese con il sovraffollamento. E è una via che non ha senza ritorno, senza soluzione, se non si mette mano e non si decide in modo serio a questo punto, ha delle iniziative che sono alcune anche di lungo periodo, perché è chiaro che mettere mano al codice penale, nonostante tutte le commissioni che ci hanno lavorato sopra in un'ottica di depenalizzazione, non è che possiamo pensare di averlo da un giorno all'altro. Quindi una seria depenalizzazione che porti a una decarcerizzazione, quindi anche dei cosiddetti reati, delle cosiddette violazioni di poco conto che potrebbero ben essere sanzionate in altro modo che non con il carcere, già porterebbe a una bella decurtazione, diciamo, dei reati e quindi del carcere. Ma ci sono cose che possono essere fatte nell'immediato. Cioè, tagliare, sono tanto bravi a fare da un giorno all'altro i decreti legge che portano a un anno e mezzo di reclusione, perché così la chiamo, la permanenza nei centri di identificazione. Un anno e mezzo è un termine di custodia cautelare per reati anche abbastanza gravi. E che si faccia quello che potrebbe essere un provvedimento serio per togliere questo sovraffollamento, la possibilità di arrivare a delle misure alternative, eliminando tutte quelle norme che con la progressiva carcerizzazione, si parla di queste famose norme carcerogene che hanno impedito l'accesso alle misure alternative. Io quello che vorrei però è che anche attraverso questo discorso dello sciopero della fame, ma anche attraverso altre iniziative che si possono fare, di manifestazioni, di dibattiti, di conferenze stampa, anche come cartello di associazioni di cui anche la Camera Penale fa parte, che a Padova e anche a livello nazionale si sta portando avanti un cartello di associazioni sul carcere, e organizzare delle cose visibili, anche proprio sull'immediato, perché il problema estate, poi è sempre questo problema drammatico, con tutti in ferie, poi i parlamentari che fanno il loro giretto a Ferragosto si indignano e poi si disdignano e tornano tali e quali come prima. Però bisogna cercare di coinvolgere il più possibile l'opinione pubblica, soprattutto facendo capire alla gente che condizioni di vita diverse e soprattutto pene che non siano eseguite in un carcere, ma che siano eseguite fuori in misura alternativa, anche per la gente, per il cittadino, vuol dire maggiore sicurezza, che mi sembra questo l'argomento, visto che tutti si
continuano sempre a parlare di sicurezza, eccetera, anche questo è un argomento importante.